Grazie, allora introduciamo il nuovo argomento, trasferimento delle informazioni, banche dati e reporting. Un argomento che ci riguarda tutti, è uno dei compiti principali delle nostre agenzie, oltre al monitoraggio, anche quello poi di restituire i dati derivanti dalla nostra attività, validati, certificati, quindi affidabili. Questo non solo per rendere edotti i cittadini dello stato del nostro ambiente, ma anche, si spera, per dare poi degli elementi di conoscenza e di analisi a chi ci governa e a chi poi deve introdurre le misure per garantire la tutela e la conservazione dell'ambiente. Allora, il primo intervento è del dottor Roberto Caracciolo di ISPRA, a cui do la parola. Chiudo. Grazie, buonasera a tutti. Allora, il tema l'ha già presentato la dottoressa, come degli altri temi la relazione è il frutto di un lavoro congiunto con altri colleghi, in particolare Giancarlo Marchetti, Franco Zinoni e Giuseppe Sgorbati. Il trasferimento delle informazioni, banche dati e reporting. Ovviamente trattare questo argomento senza un piccolo excursus su cosa abbiamo fatto da un punto di vista anche di ombre di luci in cui ha operato il sistema in questi 20 anni non mi sembra corretto né giusto. Quindi un piccolo excursus lo farò per poi mettere in evidenza quali sono le prospettive, le sfide che il sistema ha davanti. Quindi io partirò da un punto che riguarda qual è stato l'approccio e quali sono state le esperienze principali che il sistema ha svolto in questi 20 anni. Innanzitutto, e anche in questo caso la dottoressa mi ha preceduto parlando di priorità dell'informazione nella missione del sistema delle agenzie. Ma a questo punto è importante fare un chiarimento su che cosa noi intendiamo per informazione, perché molto spesso si parla di informazione utilizzando accezioni diverse per questo termine. L'informazione è innanzitutto conoscenza. Lo citava stamattina Marco Borlino nella sua relazione, che la prima conferenza nazionale delle agenzie proprio ha fissato un certo numero di obiettivi prioritari e il tema dell'informazione era al primo posto. Ma ripeto, quando parliamo di informazione noi intendiamo parlare sia dell'informazione nella sua accezione di conoscenza, ovvero di tutti quegli elementi che devono essere il presupposto della pianificazione degli interventi di tutela dell'ambiente. E questo l'abbiamo detto, ce lo siamo dati come obiettivo prioritario all'inizio dell'avvio dell'attività del sistema, ma è presente in tutti gli atti più importanti di politica ambientale, di pianificazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello sovranazionale e in primis nel contesto comunitario. Vi ricordo che i tre successivi programmi di azione ambientale della Commissione europea, il quinto, il sesto e il settimo che è varato proprio da poco, mettono al centro l'informazione, ma proprio con l'accezione che vi sto dando di da parte elemento di conoscenza per pianificare e controllare in corso d'opera ex post l'efficacia delle azioni che vanno implementate, ma dall'altra parte per trasferire gli elementi di conoscenza a tutti i potenziali utenti, e tra i potenziali utenti ovviamente al primo posto noi dobbiamo mettere, ma forse sono ex aequo, il decisore politico affinché le sue decisioni siano supportate da solide basi conoscitive, non programmi
che non tengano conto delle possibili ricadute, ma programmi che siano basati sulla valutazione ex ante delle possibili ricadute. Il cittadino è altrettanto importante che venga raggiunto ovviamente da un differente tipologia di informazione e di elementi conoscitivi, e poi vedremo anche un po' meglio come si distinguono i vari elementi di conoscenza. Il cittadino non tanto e non solo per pur evidenti motivi di trasparenza verso la collettività, ma perché solo attraverso una efficace, tempestiva, corretta informazione noi possiamo perseguire quegli obiettivi di una partecipazione consapevole alle politiche ambientali. Si è parlato in questi due giorni molto spesso di un mercato che va orientato ovviamente verso quei prodotti che sono più sostenibili da tutti i punti di vista, da un punto di vista di utilizzo di risorse per essere realizzati e da un punto di vista soprattutto di smaltimento alla fine del suo processo di vita, come si diceva, dalla culla alla tomba. Quindi diciamo, avere un'informazione verso il cittadino per invogliarlo a avere dei comportamenti, degli stili di vita più sostenibili è un fatto fondamentale. Diciamo che il sistema delle agenzie o il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente deve seguire nella sua missione, nel suo DNA, tutte le fasi del ciclo di vita dell'informazione che vanno, come si vede, dalla formazione del dato, cioè come acquisisce il dato, e il sistema ovviamente in questo sicuramente è il titolare principale nel paese delle attività, il dato viene, soprattutto quello che è prevalentemente di natura ambientale, dall'attività di monitoraggio e di controllo, e qui voglio dare un altro elemento. Noi circa 15 anni fa, 16 anni fa, coniammo il famoso denominazione di controllo conoscenza, il controllo che non deve essere un'azione fine a se stessa, cioè fissata una norma, fissato un valore limite, data una prescrizione, io vado a verificare l'ottemperanza a quel valore e se quel valore non viene ottemperato, sanzione. Non è questo, a nostro avviso, il compito delle agenzie. A nostro avviso è che quando questa azione di verifica dà luogo a si riscontra un superamento di una norma, bisogna capire come quella attività può ritornare nella norma. E in questa accezione che si parla di collaborazione con chi opera sul territorio, nel senso che non possiamo limitarci, il nostro obiettivo non deve essere verificare il superamento della norma, ma capire come far rientrare nella norma quell'attività. La fase successiva è quella altrettanto importante di trasformazione del dato elementare in informazione, perché qui avviene tutto un processo in cui dalla parte, lo vedremo meglio, l'informazione diventa, il dato elementare si trasforma in elemento più usufruibile da tutti i potenziali utenti e dall'altro ci permette una gestione più efficace dello stesso. Tra gli utilizzi dell'informazione ovviamente ci sono tutte quelle che sono state richiamate nella relazione precedente, delle analisi, delle verifiche, ma dove principalmente in tutte quelle attività istruttorie che hanno come elemento finale l'espressione di un parere. Questo parere ovviamente è basato sia su informazioni di base elementari che su una elaborazione di queste informazioni. Quindi la conoscenza non è solo l'elemento che viene acquisito direttamente dall'osservazione, ma anche quello che viene acquisito attraverso un processo di elaborazione dell'informazione primaria per ottenere i cosiddetti output dei modelli.
E infine l'ultima fase del ciclo di vita dell'informazione è la diffusione intesa come comunicazione verso il cittadino, trasferimento verso il decisore politico, resa disponibilità di questa informazione ai potenziali utenti e, diciamo, non secondaria, tutta quell'attività che va sotto il nome di obbligo di reporting, cioè le attività che ogni paese membro della essenzialmente dell'Unione Europea è tenuto a svolgere per dimostrare la sua ottemperanza a direttive o comunque a convenzioni di carattere sovranazionale. Abbiamo visto qual è il ciclo di vita, vediamo con l'utilizzo della piramide dell'informazione come si distribuisce logicamente il risultato della nostra attività. Allora, alla base della piramide abbiamo i dati grezzi, che ovviamente sono quelli più voluminosi. A un primo livello abbiamo i dati elaborati, ovvero tutto ciò che ci permette di avere degli strumenti che sono più efficaci per rappresentare certe situazioni, gli indicatori e gli indici. Ma cosa succede quando noi procediamo dal basso verso l'alto della piramide? Abbiamo ovviamente, accresciamo il livello di aggregazione e con questo riusciamo a comunicare meglio. E su questo mi riconduco a un intervento proprio del moderatore stamattina della tavola rotonda, del WWF, che diceva: stiamoci attenti che poi troppi dati possono far confusione, quindi bisogna capire bene che cosa mettiamo a disposizione del cittadino. Io ricordo per esperienza diretta l'incidente di Chernobyl, non so quanti di voi hanno vissuto quel momento. Io allora ero responsabile dell'emergenza nucleare e gestivo proprio il centro di emergenza della DISP richiamata. Vi posso assicurare che noi producevamo ogni giorno tonnellate di dati che poi venivano distribuiti nella forma più grezza possibile. Sui giornali, i giornali erano pieni di numeri con pico curie, nano curie, e la gente non capiva assolutamente niente. Avevamo dei colleghi americani che ci vedo a dare una mano in quel periodo, dicevo: ma voi non dovete dare questa informazione, dovete dare delle valutazioni su questi dati. Se dico: ma forse negli Stati Uniti è possibile, in Italia è più difficile, perché si dice che si oscurano le informazioni. E successe quello che successe: una parte dei danni che si ebbero in quel periodo furono più dovuti a una cattiva informazione che all'impatto reale che l'evento ebbe sul nostro territorio. Derrate alimentari che furono mandate distrutte, che erano derrate alimentari che non avevano nessun livello di contaminazione e così via. D'altra parte, se si va dall'alto verso il basso, che cosa succede? Diminuisce l'analiticità, quindi il dato è meno utile sul piano delle elaborazioni, soprattutto di modellistica e quant'altro, ma soprattutto, e questo è un concetto molto importante, diminuisce l'oggettività, perché ogni qualvolta io metto insieme delle informazioni, costruisco un indicatore, sto introducendo degli elementi di discrezionalità. Pensate a un indicatore che dice il superamento delle soglie di ozono. Qui ci sono una serie di elementi discrezionali. Su che arco di tempo vado a vedere questo superamento? Qual è la soglia di ozono che fisso? E quindi intervengono tutta una serie di elementi che sono discrezionali. È ovvio che questa discrezionalità può essere ridotto al minimo se i criteri che sono alla base della costruzione degli indicatori sono quei criteri condivisi a livello di comunità scientifica allargata, e quindi è importante tutta la questione che riguarda la ricerca, lo studio e quant'altro.
ma stiamoci attenti che in tanti casi vengono costruiti degli indicatori che possono essere fuorvianti, assolutamente fuorvianti. Questo è l'approccio. Le esperienze, le principali esperienze di questo arco di tempo, la rete Simonet è già stata richiamata da qualcuno. Noi concepimmo questo modello di rete Simonet sulla falsariga dell'analogo modello Eionet europeo, che prevedeva diciamo delle strutture operative, i cosiddetti CTN, che erano veri e propri consorzi. Allora furono stabiliti dei consorzi tra agenzie e altre istituzioni nazionali che avevano competenze in campo ambientali. Questo fu possibile, l'ha detto Marco stamattina, grazie a finanziamenti anche, diciamo, rilevanti. Marco, ti devo correggere, il primo, poi lo vedremo, il primo piano costò 21 miliardi di lire ed erano soldi dell'allora DISP, che aveva un bel gruzzoletto, essendo l'ente sulla sicurezza nucleare, godeva di tutta una serie di vantaggi e potette alimentare questo progetto con 9. Come? Vabbè, c'era una delibera che riguarda, comunque, il CTN quindi erano di fatto dei consorzi su definite aree tematiche che AMPA costituì per avere un supporto per mettere a punto tutta una serie di regole di acquisizione dati per ciascun tema individuato come tema principale da studiare. Appunto, all'interno della rete Sinonet ci fu il progetto dei centri tematici nazionali, che si sviluppò su due trienni, il primo dal 1999 al 2001, il secondo dal 2002 al 2004, il primo, ho detto, finanziato con 21 miliardi perché eravamo ancora nel campo delle lire, il secondo con 10 miliardi che sono ancora, furono presi dalla legge 93, perché sulla legge 93 noi avemmo come sistema 20 milioni di euro, di cui 10 furono destinati a una serie di progetti per migliorare le prestazioni, soprattutto laboratoristiche, del sistema delle agenzie, e 10 per finanziare il secondo triennio dei centri tematici nazionali. Centri tematici che sono stati già richiamati, Stefano Tibaldi, a cui grazie per la citazione, aveva fatto riferimento in particolare al CTN ACE, che si occupava di tutto il problema della qualità dell'aria, ma riportava un passo di una linea guida che riguardava i modelli. Diceva: sono ancora queste le cose da fare, ma io vi posso assicurare che in quel periodo i CTN produssero una quantità notevolissima di regole operative, ovviamente più circoscritta all'azione conoscitiva e non ad altre tematiche, ma perché nasceva nell'ambito proprio dello sviluppo del sistema informativo del SINA. La maggior parte di queste diciamo regole operative sono rimaste lì, ci sono tanti volumi che ancora sono disponibili. Un'altra cosa importante che fa parte dell'esperienza di quegli anni erano le regole del reporting. In particolare si incominciò a sviluppare questa logica di omogeneizzazione dell'approccio all'attività del reporting, e cuore di queste regole operative senz'altro fu il modello logico di PSIR, che venne mutuato anche questo dall'Agenzia Europea, che a sua volta era stato mutuato da un precedente modello dell'OCSE, il PSR, pressione stato risposte.
diciamo, l'importanza di aver diciamo, splittato di fatto in due componenti di questo processo, in effetti determinanti e pressioni nel modello PSR sono le pressioni. È fondamentale, per esempio, lo vedremo dopo, per la costruzione degli indicatori di disaccoppiamento, perché nel modello PSR la pressione era vista nella sua globalità, sia come elemento, diciamo, strutturale, l'energia, sia come elemento invece specifico di pressione, le emissioni in atmosfera. Perché diciamo, gli indicatori di disaccoppiamento vanno proprio a misurare come è disaccoppiato il determinante rispetto alla pressione, cioè io voglio il determinante mi serve per lo sviluppo, determinante significa i servizi, significa i trasporti, l'energia, la pressione è ciò che quel servizio impatta, come quel servizio impatta. Io vorrei che migliorasse il servizio senza che peggiori l'impatto sull'ambiente. Una piccola chiosa, in questo modello noi abbiamo un piccolo, diciamo, elemento che abbiamo aggiunto. Se voi vedete le varie freccette, cioè tra risposta e impatti, c'è una freccia diciamo bidirezionale che non c'era nel modello iniziale dell'Agenzia Europea. Noi l'abbiamo introdotta, che poi è stata acquisita anche dall'Agenzia Europea, la bidirezionale, nel senso che le risposte non solo diciamo l'impatto induce delle risposte, ma le risposte possono agire anche sull'impatto. Cioè, nel senso che non solo la risposta può agire sullo stato, che significa andare a disinquinare una situazione, agisce sulle pressioni perché riduco le emissioni, agisce sui determinanti perché intervengo sulla modalità del trasporto, ma posso agire anche sull'impatto. Pensate alle barriere acustiche. Lì, in quel caso, non ho eliminato l'elemento strutturale, non ho eliminato la pressione specifica, non ho modificato la situazione di inquinamento locale, ma ho limitato l'impatto verso la sorgente, verso il bersaglio sensibile. Quindi le regole dei porti, gli indicatori. In questi 20 anni abbiamo sviluppato una certa capacità di costruire e popolare indicatori, che sono due cose ben diverse. Costruire, vi ho detto, ha tutte quelle problematicità, nel senso che gli indicatori sono degli elementi molto soggettivi e contengono elementi di discrezionalità, quindi nella loro costruzione dobbiamo capire bene la finalità e dobbiamo capire bene che non ci siano diciamo, elementi di ambiguità nella costruzione che possono dar luogo a disinformazione, e per questo il principio più importante che noi abbiamo seguito nella progettazione e costruzione degli indicatori è quello di essere coerenti con le scelte che venivano fatte in contesti tecnico-scientifici, diciamo di carattere globale. Gli indicatori, che possono essere di diversa natura, descrittivi, nel senso che si limitano a descrivere, quindi sono i più oggettivi possibili, gli indicatori di efficienza, gli indicatori di prestazione e gli indicatori di sostenibilità. E qui vedremo dopo nelle criticità che certamente una criticità che noi dovremo affrontare è il fatto che oggi essenzialmente noi costruiamo indicatori descrittivi. E nel dibattito che si è avuto nei giorni precedenti abbiamo visto come c'è una sollecitazione affinché il sistema non solo si limiti a disegnare una situazione, ma incominci anche a fornire delle diciamo, soluzioni, dare degli elementi per costruire delle soluzioni. E quindi non possono essere solo gli indicatori descrittivi diciamo, a farci compiere questa azione, ma devono essere questi altri indicatori. Allora, fatta questa descrizione massima di quali sono state le esperienze, andiamo a vedere
gli effetti positivi che si sono determinati nel contesto nazionale per il fatto che un nuovo soggetto, il sistema delle agenzie, ha operato in questi anni. Allora, un fatto è che sicuramente è migliorato il nostro score a livello comunitario. Manca una parte precedente, mancano una serie di indicatori che erano quasi tutti indicati come NA, not available. A partire da una certa data abbiamo incominciato a migliorare, come vedete, tranne, adesso non lasciatemi ingannare dalla colonna rossa delle acque dei fiumi, dei laghi, quello è un problema che è esogeno, nel senso che sapete che è entrato in vigore una nuova direttiva sulla qualità delle acque, il nostro paese non l'ha ancora recepita, quindi noi non abbiamo ancora il metodo per misurare questi indicatori e quindi non è un nostro problema, perché noi, come vedete dalle tre faccine sorridenti del 2008, ci eravamo adeguati, così come per gli altri parametri. E qui abbiamo un dato che ci fa vedere che nel 2000 eravamo su questi valori, cioè non è che c'è stato un miglioramento, speriamo che si possa arrivare al 100%, però si è passati da, questo è il dato complessivo, noi dovremmo raggiungere il 100% del valore dei dati da trasmettere, siamo partiti da intorno ai 35 così e siamo adesso anche punte intorno quasi al 70, quindi insomma, la situazione è certamente migliorata. Prima volevo anche dare un ulteriore elemento. Giorgio, tu hai citato un rapporto dell'OCSE che in qualche misura critica le nostre capacità in diversi settori. Tu ti riferivi a un rapporto del 2011 che non è l'EPR, Environmental Performance Review, ma è il documento di performance economiche, dove c'era anche un capitolo abbastanza limitato dedicato all'ambiente. In quel contesto, diciamo, noi per esempio non siamo stati auditi, è stata più sentita la componente economica e altri settori della nostra società. Nel 2013 l'OCSE ha prodotto un nuovo l'EPR per l'Italia, questa volta in campo ambientale, e ha fatto dei commenti molto positivi sul miglioramento delle prestazioni, soprattutto in materia di reporting e di dati, che se confrontate con il rapporto l'EPR precedente del 2002, vi rendete conto che i commenti sono abbastanza positivi, per non dire entusiastici. Quindi io di solito che dobbiamo fare tante altre cose, ma quando non è necessario criticarci, io cerco di evitarlo. Quindi, altri effetti positivi: l'interoperabilità cresciuta certamente con la costruzione della rete Sinanet, che ho sentito dire ovviamente è ben lontana dall'essere completata, non abbiamo raggiunto gli standard massimi, ma l'interoperabilità tra il sistema è certamente migliorata, tant'è che tante attività di reporting avvengono attraverso questo canale. Poi lasciatemi dire una cosa, il problema del Sinanet, inteso soprattutto come aspetto di tecnologia informatica, io lo vedo come un problema secondario oggi rispetto a quando noi siamo partiti, perché quando noi siamo partiti certamente internet, i motori di ricerca, tutte queste cose che ci vedevano messi a disposizione non c'erano, e quindi c'era l'esigenza di costruire delle reti di collegamento tra le agenzie, addirittura allora si parlava di reti di collegamenti dedicati, perché non c'era, quindi per poterci scambiare le informazioni. Oggi certamente questo problema non c'è più,
Quindi io ritengo che sia molto più importante oggi metterci nelle condizioni di scambiarci dati tra di noi e di darli al cittadino in maniera semplice, piuttosto che impelagarci su questioni di tecnologia informatica o telematica. L'armonizzazione dei metodi di reporting è un altro elemento, a mio avviso, positivo. Ci sono diverse agenzie che fanno l'annuario dei dati ambientali abbastanza simile a quello dell'agenzia, e così come c'è un'organica produzione e diffusione di reportistica ambientale a tutti i livelli territoriali. L'esperienza del report di sistema. Siamo soltanto a un report, e quindi lo vedremo che tra le criticità che io ritengo ci siano ancora da colmare, il rapporto sulle aree urbane. Infatti andiamo sulle criticità. Prima ancora di passare a problemi interni, vorrei vedere delle responsabilità esterne al sistema. Io ritengo che senz'altro tra le criticità che ha fronteggiato e che continua a fronteggiare il sistema è la mancata attribuzione delle funzioni del SIRA e PFR alle agenzie. Vi ricordate lo schema della rete Sinanet? È basata sui CTN per la parte delle regole, che oggi comunque noi abbiamo colmato con il programma interagenziale. Ma c'è la parte, la rete Sinanet è vista come una rete distribuita, nel senso che, avendo deciso quali sono le regole con cui costruire gli elementi di informazione, ciascun soggetto della rete è responsabile di mettere a disposizione della rete quelle informazioni che abbiamo deciso. Nella proposta iniziale dell'AMPA, perché quella rete faceva parte del programma di sviluppo del SINA che fu affidato all'AMPA dalla 61, che però necessitava di un'intesa Stato-Regioni per essere ratificata, non c'è stata la possibilità di far passare la proposta di ISPRA che il PFR fosse l'ARPA regionale. C'è stata una forzatura delle regioni che non voleva far passare il programma, e quindi il programma era fermo, è stato fermo parecchi anni in conferenza Stato-Regione. Si dovette accettare che la competenza fosse attribuita alle regioni. Poi le regioni, ciascuna ha fatto una scelta di trasferire questa competenza, in alcuni casi è stata trasferita la gestione semplicemente, in altri casi è proprio rimasta l'intera funzione in capo alla regione. Questo approccio, sì, quasi finito. Ovviamente questo ha determinato una disomogeneità territoriale di comportamento, che quindi non ha permesso di conseguire tutte quelle sinergie potenziali insite in questo sistema a rete. Un altro elemento è che è stato detto già tante volte che tutte le regole operative che noi abbiamo predisposte e codificate in documenti, anche approvate dal Consiglio federale, hanno una scarsa efficacia normativa, cioè nel senso che ancora una volta è più sul piano volontaristico che ciascuna agenzia può o no seguire quelle che sono le regole che ci siamo dati. Questi sono aspetti di carattere esterno. Per quanto riguarda invece gli elementi di criticità che io attribuisco ancora all'interno del sistema, è il fatto che l'armonizzazione dei metodi non è stata ancora totalmente raggiunta, che la quantità, qualità dei prodotti di reporting non è allo stesso livello ed è ancora insufficiente, e che, l'ho richiamato prima, esiste un solo prodotto di sistema come reporting. Fatto questo quadro di luci ed ombre, vediamo un po' quali sono le sfide e le prospettive. A mio avviso, innanzitutto, io sono soddisfatto di quello che è stato raggiunto, però dobbiamo consolidare
incrementare il numero di report di sistema, e su questo mi sembra che nel prossimo piano triennale di attività interagenziali è stato messo diciamo all'attenzione. Il perseguimento dei livelli essenziali di prestazioni in tutto il sistema. Allora, i famosi LEPTA. È vero che la norma non è stata ancora varata, però noi per fare conseguire l'EPTA innanzitutto dobbiamo ancora lavorare sul piano metodologico, perché io sento tanto parlare, sono validi, però i criteri sono di là da venire, quindi c'è da lavorare sul piano metodologico e poi, almeno nei limiti di quello che è possibile fare nell'attuale struttura, incominciare a pianificare delle attività per conseguirli. È stato detto più volte che bisogna diciamo anche fare qualcosa di nuovo, perché fino adesso stiamo parlando di cose di consolidare ciò che già abbiamo conseguito e semmai migliorare dei prodotti sulla falsariga di altri prodotti. Di nuovo c'è l'approccio open data, abbiamo detto tutti che cosa significa, qui dobbiamo far passare una logica che i dati devono essere resi disponibili senza condizioni, cioè li dobbiamo rendere disponibili a tutti e tutti possono fare quello che vogliono. Della direttiva Inspire se ne è parlato tanto che non ci ritorno. Un elemento importante di ciò che bisogna fare nel futuro è stato richiamato, questo sì, dal moderatore della tavola rotonda, il concetto della bidirezionalità. Cioè nel senso che noi dobbiamo utilizzare anche la collettività per acquisire informazioni. È vero che questa informazione potrebbe essere non corretta, ma noi dobbiamo mettere a punto idonei, efficaci strumenti di validazione, ma utilizzare questa che può essere una fonte diciamo eccezionale. Eh sì, infatti è importante introdurre anche l'altro aspetto ruolo, no, del rilascio delle informazioni ambientali, cioè anche l'accesso, il diritto di accesso ai cittadini, che certo, come sappiamo è stato enormemente ampliato anche dalla normativa più recente. Quindi certo, abbiamo parlato molto dell'attività anche intensa e impegnativa per veicolare le informazioni tra gli addetti ai lavori con criterio, con rigore, con metodo, e adesso c'è anche l'altra funzione importante, proprio di consentire al cittadino di capire quali sono queste informazioni e poterle utilizzare. E forse anche su questo non so se lo stesso dottor Caracciolo o anche gli altri relatori magari hanno qualcosa. No, io parlavo anche nel senso che oltre a darlo al cittadino, noi vorremmo ricevere e mettere il cittadino in condizione di fornirci questi dati. Ho finito. Approfondimento dei sistemi di analisi, nel senso che dobbiamo migliorare gli indicatori, utilizzo di nuovi mezzi, per dare e acquisire informazioni, e l'abbiamo visto nel consumo di suoli con l'utilizzo di un applicativo su mobile. Grazie.